troviamo a Sestri Ponente con il raduno delle Fiat 500 organizzato dalla Proloco, dove hanno partecipato esattamente 43 veicoli. Questo è il raduno della mattina che si è svolto dalle 9 alle 11 e tra poco partiremo per il Monte Gazzo con la benedizione. La seconda parte sarà dalle ore 15 alle ore 17. Quindi siete tutti invitati e ringraziamo tutte le persone che ci hanno aiutato e ringraziamo tutti. Siamo qua insieme al vicepresidente Giampaolo Totarolo e io Cristian Polmonari, presidente della Proloco di Sestri. Grazie a tutti e arrivederci oggi pomeriggio. Buongiorno, anche noi ci troviamo oggi qua in via Sestri per questo bel evento organizzato dal 500 Club Italia e comunque dalla Proloco e per fare anche un po' diciamo di vita e far riconoscere ancora un po' queste belle vetturine che diciamo ancora adesso, nonostante gli anni, sono ancora diciamo molto, molto interessanti per un pubblico diciamo sia anziano che giovane. Diciamo comunque fa sempre piacere, ecco. Io mi chiamo Claudio, sono di Genova e comunque ringraziamo tutti anche perché anche dove siamo andati per il giro tutto quanto c'era un paesaggio bellissimo. Un grazie a tutti. Mi chiamo Norma Lagrotta, ho 50 anni, vengo da Busalla e anche oggi ho partecipato al raduno qua in via Sestri. È una macchina del 71, e aerografata, come potete vedere, tutta rifatta, e interni, ho fatto fare il disegno da un ragazzo che con l'aerografo, è praticamente la più bella del raduno. E niente, faccio quasi tutti i raduni, specialmente quelli in Liguria. E ho iniziato che ero ragazzina, avevo 18 anni, però mi è rimasta la passione della 500. Grazie, ciao! Sono Sergio, mi piacciono macchine antiche, ho avuto l'occasione, contagiato da mia figlia e mi sono lanciato in questa avventura e cerco di conservare quello che la storia ci ha regalato nel miglior modo possibile e privilegiando questi vecchi modellini per quello che può essere una passione sana. E oggi è stata una bella occasione per incontrare molti amici che condividono questa passione delle auto vecchiette e non troppo ingombranti. Cerchiamo di godere di questa giornata e di questa passione che ci fa compagnia. Ciao, un saluto a tutti. Sono Marco Suman, siamo qua a Raduna di Sestri Ponente con la 500. La macchina è di mio nonno, è stata immatricolata nel 1965, coltiviamo questa passione da ormai 5 anni e si va sempre avanti facendo modifiche o cambiando di tutto. E che dire, potreste comprarmi la 500 anche voi e venire insieme a noi. Ciao, mi chiamo Paolo e ho questa passione da tanti anni, trasmessa da mio nonno. Questa 500 qua è del 71 e l'ho presa da qualche anno e devo dire che è davvero bella. Ha la radio originale dell'epoca, accendi i sigari, l'uso ai tempi. E poi c'è un motore, monta un motore 595, omologato originale dell'epoca, che devo dire che dà grandi soddisfazioni. Oh. È stato l'ultimo, questa qua è l'ultimo modello che hanno fatto, la 500R. No, devo dire che cammina. È stato bello questo raduno, per essere il primo, dai. No, questo qua è il mio cane da caccia. Ah, come si chiama? Vasco.
Oh, che carino. Sì, al prossimo anno, dai. Ci vediamo al prossimo anno. Ciao, ragazzi. Fabio Mario. Questa macchina qua mi è uscita, avevo l'officina, mi è rimasta in officina ferma fin quando ho ceduto l'officina. Ora ho dato via l'officina, mi sono divertito a mettermela a posto, a farla, è rimasto originale come era, tutto originale. C'è ancora il cambio, tutti cambiano il motore, mettono il motore del 26, per il cambio che è sincronizzato. Questo qua non è ancora sincronizzato. L'unico difetto che è trovare, qua si trova tutto, comprando si trova tutto. Fuori che c'è questo condensatore qua, si spaccano tutti, vedi che questo qua sì, se l'ho messo qua dentro, vedi che l'ho messo lì dietro. L'ho messo lì dietro perché qua c'è lo scarico dell'aria calda e me lo brucia e si stacca subito il filo. Quello che quanto è col condensatore Marelli non salta. Questo qua sono quelli cinesi, non so cosa li prende. Vedo quello nuovo, quello. Cos'è? Sì, quello lì è la pompa della benzina, lì bisogna stare attenti perché mi sono trovato tutta la benzina nella coppa. Se si rompe questa viene per caduta, la benzina viene per caduta e va tutta nella coppa dell'olio. Allora ho cambiato la pompa, difatti a tanti glielo dico, ti dico cambiate le pompe vecchie, una macchina che è del 71, ha 45 anni. Comunque c'è ancora il cambio con i semiassi piccoli questo qua. E mi piace quello lì perché mi piace cambiare con la doppietta. Mi piace cambiare quel modo lì, allora ci lascio quello lì, rimanete ce n'ho uno da cambiare, ma non lo cambio, lo lascio. Fin quanto va ci lascio questo qua. Io mi chiamo Giuseppe Lui Barba. La passione è nata nel 1900. Io nel 1960. Questa qua è scheggetta. Scheggetta. È stata... Che va forte come una bicicletta. Poi è stata verniciata, è stata un po' allargata, è stata un po' modificata, diciamo così. Sì. Un po' di modifiche ci sono. Andiamo dal motore. Motore. Ce l'abbiamo? Ce l'abbiamo? Non ha portato. Ce l'abbiamo, dai. Ce l'apriamo. È un po' sporco, però è da tanto che non la pulisco. Poi cosa ci possiamo dire? Va come una scheggetta. ho notato che c'è un impianto stereo veramente notevole. È notevole. Le caratteristiche sì. Di questo impianto stereo? C'è un sub, quattro casse e basta. Due amplificatori. Potenza totale? Potenza? Barba? Io il mio è 1000 watt. Questo qua sarà 800. Allora, lui si chiama Barba sempre, io sono il suo amico. Ecco. Poi c'è l'impianto. Ecco la potenza. Ecco la potenza, la vuoi sentire? Non lo sentiamola un attimo, sì. Sentiamo, l'accendo io? Accendi. Dai qualcosa. Le batterie, poi parte la macchina. Ogni tanto non parte, la spingiamo. Ogni tanto. Aspetta che ci arrivo, Sì, sono Lino, sono il proprietario da 20 anni di questo 500C Topolino. L'ho preso 20 anni fa. E poi è tutto restaurato, perché sì,
a te. Cioè, un interno bianco, non è originale perché non uscivano con gli interni bianchi. Io l'ho fatto perché piaceva così e neanche nero usciva. Poi io l'avevo vista una, mi è piaciuta, l'ho fatta uguale, eccolo. Questa era rossa con i parafanghi neri. Stato smontato completamente 20 anni fa e tutto ristrutturato, eccolo mio. Io ho tutte le foto del servizio del restauro, così si può dimostrare cosa c'è stato fatto, ecco. Allora siamo qui a raduno, adesso tra 2 minuti partiamo, andiamo su al Gazzo, andiamo, mangiamo là e poi alle 3 siamo di nuovo qua in esposizione alle 3. Grazie.